Venerdì 8 ottobre, presso l'auditorium del Museo dell'Alto Tavoliere di San Severo, protagoniste le donne, in un importante appuntamento per ribadire il concetto di sorellanza e di complicità, soprattutto quando ad essere vessate sono coloro che avrebbero bisogno maggiormente di aiuto, come le donne afghane, presenti varie personalità femminili, tra cui la scrittrice Lucia Tancredi. La Gazzetta di San Severo in compagnia di Elena Antonacci, la direttrice del Museo dell'Alto Tavoliere. Quanto le donne devono ancora lottare oggi per affermare i propri diritti? Le donne in realtà non devono lottare, ma le donne devono unirsi in un rapporto di sorellanza e dimostrare le loro capacità di tendere la mano, la loro capacità di empatia, di entrare in sintonia con l'altro, per dimostrare che la cultura patriarcale, fatta di manipolazione, fatta di controllo, fatta di oppressione, sia una cultura da scardinare. Quindi, più che lotta, noi dobbiamo agire più o meno sommessamente a livello culturale. E non è un caso che una serata come questa, in cui si parla di figure mitologiche dell'Oriente, ma in realtà è lo spunto per parlare di come le donne possano nel loro rapporto di sorellanza agire e raggiungere il proprio riscatto. Dicevo, non è un caso che si tenga nel museo, perché il museo quest'anno, tra l'altro, ha come tema sociale, perché ho sempre cercato di dare una funzione sociale al museo, il tema dell'eguaglianza, dell'equality, e quindi è quanto mai più appropriato il gender equality, quindi l'uguaglianza di genere, quindi nessuno escluso, nessuna uguaglianza. Noi faremo un'offerta educativa, un'offerta culturale e se mi posso permettere, quindi forse andare anche oltre il titolo che mi ha dato, io oggi rappresento anche una carica del distretto 210 dell'Innerwil Italia, perché riveste il ruolo di chairman al servizio internazionale. Quindi oggi io mi trovo qui nella doppia veste di chairman al servizio internazionale, che ha come obiettivo la cooperazione internazionale, e quindi addiveniamo a come noi donne italiane possiamo agire per supportare le donne afghane. Grazie.